Buon pomeriggio a tutti da Cinzia e dalla Biblioteca Civica di Tortona. Ci ritroviamo nella nostra bella sala quadri per il secondo appuntamento con la nostra rassegna Libri dal Vivo. Ospite di questo pomeriggio è Massimo Brusasco, che vive in provincia di Alessandria e fa il giornalista di professione. Per l'esattezza scrive per Il Piccolo. Oggi ci presenterà il suo volume che si intitola Le mani del mago. Come vedete dalla copertina, siamo subito immersi nel mondo del calcio. Questo è Sergio e questo è Roberto Mancini. Allora, Sergio Viganò è uno dei più conosciuti ed apprezzati massofisioterapisti del calcio italiano, ma pur essendo molto conosciuto e molto apprezzato dai campioni del calcio italiano, non è conosciuto dal grande pubblico. E credo sia questo il motivo che ha spinto Massimo a scrivere questo libro e che oggi ci presenterà e quindi ci parlerà di Sergio. Sergio era un giovane, classe 1941, era un giovane che amava molto il calcio, sognava di diventare un calciatore professionista, ma poi per una fortuita coincidenza intraprese lo studio della fisioterapia. Come fisioterapista iniziò a lavorare per la squadra di calcio dell'Alessandria ed è stato poi l'incontro appunto con Roberto Mancini che ha dato il via innanzitutto ad una profonda amicizia, ma poi soprattutto alla sua carriera di fisioterapista nel mondo del calcio. Non vi svelo altro, lascio la parola a Massimo, che ringrazio per aver accettato il nostro invito a partecipare alla nostra rassegna e auguro a voi buon ascolto. Grazie per l'opportunità che mi date, grazie alla Biblioteca di Tortona per questa iniziativa. Sono Massimo Brusasco, come è già stato detto, giornalista del Piccolo di Alessandria. Mi occupo di cronaca bianca in particolare. Sono un appassionato di sport, sono appassionato di scrittura e allora ho abbinato lo sport alla scrittura per scrivere Le mani del mago, un libro che è stato edito da Bravi Polibri, che è una casa editrice piemontese che si occupa in particolare di sportivi che magari non sono di primo piano, stanno un po' ai margini, ma hanno storie da raccontare, e una storia da raccontare ce l'ha sicuramente Sergio Viganò, che è il protagonista del mio libro, che non è né una biografia né un romanzo, è un po' tutte e due le cose. È la storia di un'amicizia, quella tra Sergio Viganò e Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. È un libro in cui si parla anche del caso, di quanto il caso possa essere importante nella vita, e si parla anche dell'amore che Viganò ha per un territorio, nella fattispecie il territorio del Monferrato. Viganò, che è lombardo di nascita, è venuto ad abitare a Lumonferrato e qui ha una villetta, trascorre gran parte del suo tempo in una casa dove vengono anche, o meno fino a qualche anno fa succedeva, calciatori di livello internazionale, perché si fidano ciecamente di Viganò, appunto, del mago. Il mago dei muscoli, come hanno detto in molti, il Pelé dei muscoli, come lo ha definito Mancini, oppure l'Udinì dei muscoli, se vogliamo usare una frase utilizzata già da Gianluca Vialli. Vialli e Mancini non li ho citati per caso, sono due artefici dello scudetto storico della Sampdoria, il primo che Viganò ha vinto, poi ne avrebbe vinti altri tre con l'Inter, con la Lazio e con il Manchester City. Ho detto che questo libro è una biografia, è anche un po' un romanzo, parla di sport, ma non solo, parla del caso, il caso che determina la vita di tutti noi. Sliding Doors è un esempio cinematografico, si prende una porta anziché un'altra e la vita può cambiare. Quella di Viganò è cambiata grazie a delle uova. Sua moglie, che non era ancora moglie all'epoca, credo, comprò le uova fasciate da un giornale. Sul giornale c'era scritto: stiamo organizzando un corso per fisioterapisti. La donna insiste, Viganò è restio, poi come sempre vincono le donne, quindi vince lei. Lui va a frequentare questo corso e diventa massofisioterapista, unendo così la sua passione per la medicina, perché in realtà voleva diventare chirurgo,
a quella per lo sport, perché lui giocava a pallone anche se a livello dilettantistico. Se non avesse trovato le uova, la moglie di Vigano, che cosa sarebbe successo di Sergio? Chi lo sa? E se Gianfranco Matteoli, centrocampista già del Cagliari, già dell'Inter, non avesse insistito con Vigano per dirgli: curami sto ragazzo che amare, dai, prendi un po' del tuo tempo per lui, ecco, non sarebbe nata questa amicizia con Mancini. Il ragazzo in questione era Mancini, che all'epoca giocava già nella Sampdoria, era appena arrivato dal Bologna, una giovanissima promessa. Con Mancini si è instaurato un rapporto di amicizia che dura tuttora. Non è un mistero che Viganò e il commissario tecnico della nazionale italiana si sentano praticamente tutti i giorni. Ecco, questo libro vuole proprio parlare, raccontare anche la storia di un'amicizia straordinaria, nata per caso, ma proseguita in modo, come dire, totalizzante. Mancini ha detto più volte: se non avessi incontrato Viganò sulla mia strada, io avrei giocato la metà delle partite che ho disputato. Perché Viganò, come massaggiatore, come fisioterapista, sapeva arrivare a curare i muscoli nel modo preciso come nessun altro sa fare. Così dice Mancini. Insomma, se lo dice lui, bisognerà ben crederci. Tant'è che Mancini, da giocatore della Sampdoria, ha continuato a fare la spola Genova-Alessandria anche 4 volte al giorno. Finiva l'allenamento, veniva ad Alessandria a farsi massaggiare, tornava, faceva l'altro allenamento pomeridiano, tornava ad Alessandria a farsi massaggiare e ritornava a Genova. Tant'è che Mantovani, all'epoca presidente della Sampdoria, disse a Mancini: senti, mi costi troppo farti andare avanti e indietro. Prendiamo sto Viganò e portiamolo alla Sampdoria. E così Viganò, che da 15 anni era massaggiatore dell'Alessandria Calcio, è andato alla Sampdoria ed è cominciato questo sodalizio, in particolare con Mancini, che sarebbe proseguito altrove e in particolare in tutte le squadre che Mancini ha avuto l'onore e l'onere di allenare. Dalla Sampdoria è passato alla Lazio, dalla Lazio è passato all'Inter, dall'Inter è passato al Manchester City, poi Mancini ha continuato, è andato al Galatasaray, è andato in Russia, Viganò non lo ha più seguito né in Turchia né allo Zenit, però tutte le volte che Mancini aveva qualche giocatore con qualche problema lo mandava a lui, Monferrato, lo mandava ad Alessandria, dove Viganò in uno stanzino piccolissimo faceva i massaggi. E appunto, ho detto prima, 4 scudetti vinti dal sodalizio Mancini-Viganò. Il primo storico, quello della Sampdoria, di Vialli e Mancini, giocatore, ma una squadra straordinaria che arrivò anche l'anno successivo in finale di Coppa dei Campioni, persa poi soltanto ai tempi supplementari, ma anche uno storico scudetto della Lazio. Molti ricorderanno la partita della Juventus a Perugia, quella che venne interrotta per il diluvio e poi ripresa, arbitro Collina, e Perugia vinse 1-0. Quella sconfitta causò alla Juventus la perdita dello scudetto, che vinse la Lazio, e la vinse dopo aver giocato, cioè la partita finì ed erano tutti in campo ad aspettare di sapere che cosa stava succedendo a Perugia. Quando Perugia vinse la partita, definitivamente la Lazio si aggiudicò lo scudetto. Vinse un altro scudetto con l'Inter che era agonizzante, l'ultima giornata, non riusciva a sbloccare il risultato, entrò Ibrahimovic a Parma, fece 2 gol e l'Inter di Mancini, allenatore, e di Viganò, fisioterapista, vinse lo scudetto. E lo scudetto storico del Manchester City. Mancini, allenatore del Manchester, portò in Inghilterra, pretese di avere in Inghilterra Sergio Viganò. Viganò andò, il City era 44 anni che non vinceva lo scudetto, e quello scudetto lì, nell'ultima giornata, lo vinse in modo rocambolesco, battendo il Queen's Park Rangers per 3-2. All'88esimo il Queen's Park Rangers stava vincendo per 2-1. Racconta Viganò che Mancini pregava: oh Madonnina, Madonnina, non puoi abbandonarmi proprio adesso, perché dice Viganò che, al contrario di se stesso, Mancini è uno molto, molto religioso. Ebbene,
Segnano due gol i Citizen, segna Dzeko, segna Agüero in pochissimi minuti, ribalta il risultato, il Manchester vince 3-2 e vince lo scudetto. Ci sono delle immagini straordinarie che circolano in rete, andatele a vedere se volete. Mancini la prima cosa che fa è andare ad abbracciare Viganò. Questo vuol dire che contavano molti i giocatori, certamente fondamentali per la vincita dello scudetto, ma il primo pensiero di Mancio in quel momento è Viganò. Viganò che tra l'altro aveva messo in piedi, lo dice Mancini anche nel libro, due giocatori che che erano in condizioni fisiche meno matte, due giocatori molto importanti, uno era Kompany e l'altro era Agüero che poi segnò il gol. Grazie a Viganò sono stati rimessi in piedi, hanno potuto giocare ed essere decisivi per scusate un attimo, scusa. Ciao Sergio, no, no, sto presentando. Sì, sto presentando il tuo libro alla Biblioteca di Tortona. Le mani del. Certo, le mani del mago, quello che ho scritto, mica. No, ti ho mandato un messaggio prima perché volevo chiederti se posso dire che vai in nazionale con Mancio agli europei. Certo, gli europei che ci saranno in primavera, d'estate, no, non lo posso dire? Va bene, ok, no, ho mandato un messaggio anche a Roberto, sì, ho chiesto anche a lui, va bene, grazie, sì, salutatina, sì, ciao, 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 no, scusate, allora, riprendiamo, eravamo arrivati allo scudetto del City e questa vittoria straordinaria e anche questo è sintomo di un'amicizia. Mancini che va ad abbracciare Viganò. Poi il libro racconta di un sacco di aneddoti legati al mondo dello sport, ma non solo. Uno curioso me lo ha raccontato Vialli, ed è citato qua dentro, Gianluca Vialli, mondiali del 90, mondiali che si disputano in Italia. L'Italia, la nazionale italiana in ritiro a Marino, che è vicino a Roma, la nazionale è in una sorta di bunker, però nella zona ci sono anche altre camere a disposizione di ospiti, eccetera. Vialli invita Viganò e gli dice di stare in disparte in uno di questi appunto pseudo-alberghi nella zona di Marino dove c'è la nazionale. Di notte Vialli più volte scappa dal ritiro azzurro e va da Viganò a farsi massaggiare. I giornalisti che erano lì in agguato lo scovano, esce la notizia che Vialli scappa dal ritiro per andare da chi? Da Alba Parietti. Invece no, non andava a deliziarsi con Alba Parietti, ma andava semplicemente, per modo di dire, a farsi massaggiare da Viganò. Questo vuol dire che c'era veramente una fiducia totalizzante dei giocatori fondamentali, Vialli per la nazionale, per quella nazionale perlomeno lo è stato, ecco una fiducia totalizzante nei confronti del massaggiatore. Un massaggiatore che aveva un papà massaggiatore anch'egli, perché il papà di Viganò, tale Luigi Viganò, fu massaggiatore del Cagliari. Sergio dice sempre: mio papà era un praticone, era un po' così, non è che aveva tanto studio, però intanto gli si presentò l'opportunità di lasciare la Lombardia e di andare a Cagliari e lui andò a Cagliari ed era il Cagliari di Riva, di Domenghini, di Cera, insomma un Cagliari molto importante per il calcio nazionale, tant'è che quel Cagliari anno 1970 vinse lo scudetto, quindi non ci sono in famiglia Viganò solo i quattro scudetti di Sergio, ma anche quello di papà Luigi. Tra l'altro, curiosamente, Sergio debuttò da massaggiatore sulla panchina del Cagliari, il Cagliari che doveva giocare a Milano contro l'Inter. Il papà di Sergio non sta bene, dice al Cagliari: vabbè, io non posso venire, però chiamate mio figlio che viene. E il ragazzo Sergio Viganò va in panchina ad assistere ai calciatori del Cagliari in un Inter-Cagliari. Problema, Viganò è un grande tifoso dell'Inter. Quindi lui siede in panchina col Cagliari, ma di fatto tifa Inter. Tant'è che quando l'Inter segna,
Dopo 3 minuti, gol dell'1-0, panchina del Cagliari raggelata, solo uno esulta festante per il gol ed era Sergio Viganò sulla panchina sbagliata. Quella partita finì 3-0 per l'Inter, ma durante quella partita un giocatore del Cagliari venne colpito con una monetina, il giudice sportivo ribaltò e diede la vittoria al Cagliari a tavolino. Sono partite che hanno in qualche modo segnato un'epoca nella storia del calcio italiano e Viganò è sempre tra i protagonisti. Ecco perché credo che Sergio Viganò meriti un libro intitolato Le mani del mago, lo merita con la copertina, un'immagine che credo simbolica, con Mancini che si fa massaggiare. Poi ho parlato anche di amore per il territorio perché lui ormai è luese a tutti gli effetti. E a proposito di territorio e di amicizia, dobbiamo citare di regola Diego Cappelletto, il quale Diego Cappelletto anch'egli è un luese di importazione, anch'egli innamorato di lui, aveva aperto un ristorante a Lumonferrato. Insistette talmente tanto con Sergio Viganò, conosciuto perché l'Alessandria Calcio andava spesso in ritiro o comunque a giocare sul campo da pallone di lui, si instaurò un'amicizia e Diego Cappelletto insistette tanto per portare Viganò a Lumonferrato e Viganò andò ad abitare a Lumonferrato. L'amicizia tra Diego e Sergio è ancora attuale. Diego venne invitato anche da Sergio a partecipare a una tournée della Sampdoria in Giappone. E anche Diego aveva la tuta della Sampdoria e anche Diego ha firmato autografi a tutti i giapponesi, esattamente come avevano fatto i calciatori della Sampdoria. Questo e altri aneddoti sono tutti qua dentro e poi ci sono un sacco di cose che andrebbero raccontate perché si parla di Gullit, si parla di Ibrahimovic, si parla di Ronaldo il fenomeno, si parla di Agüero che partì da Manchester e venne a lui, si parla anche di Shaqiri, il giocatore dell'Inter che venne mandato a lui e che rilasciò dichiarazioni del tipo mi hanno mandato da un santone in montagna, il santone era Viganò e la montagna era la collina, chissà che cosa aveva vi... Scusate. Mister. Ah, no, sono Brusasco, buonasera, come va? Sì, no, stavo presentando. No, non mi disturbo, stavo presentando il libro Le mani del mago. Ah, sì, le è piaciuto? Ah, ha visto che ce l'hai in copertina, sì. No, ecco, volevo chiederle, Mancini, Roberto? Ecco, sì, adesso lo sento. No, volevo chiederle se posso dire che lei vorrebbe Viganò in panchina con la nazionale agli europei. Non lo posso ancora dire, però a lei lo vorrebbe, però non possiamo ancora ufficializzarlo. No, va bene. No, allora ho fatto bene a precisare. No, ho fatto bene così non lo diciamo. Grazie, eh. Grazie mister. Sì, grazie molte. Sì. Va bene, gliene mando ancora una copia allora. D'accordo, va bene. Va bene, grazie. Potrebbe anche comprarselo, voglio dire. Costa solo 15 euro, è in tutte le librerie, se non è in libreria lo prenoti anche con internet. Va bene, questo è Le mani del mago, edito da Bradipo Libri, Massimo Brusasco, dov'è? Sono qua. Sono io, Sergio Viganò, è lui, Roberto Mancini, e quest'altro, il libro si legge abbastanza velocemente e credo possa piacere. Grazie agli amici della Biblioteca di Tortona per l'ospitalità e speriamo ci sia anche una prossima occasione, naturalmente in presenza, perché in video va bene, ma in presenza è tutta un'altra cosa. Arrivederci.